Le tecnologie che permettono di produrre azoto si basano sulla scomposizione atmosferica. L'aria che respiriamo è composta principalmente da azoto al 78% e dal 20,8% da ossigeno. Con delle macchine che permettano la scomposizione molecolare dell'aria in azoto e ossigeno è possibile concentrare questi due elementi e utilizzarli per il nostro scopo. Quindi dividiamo le tecnologie di macchine in separazione a membrana o separazione di tipo PSA, Pressure Swing Adsorption. La tecnologia a membrana è da immaginare proprio come un setaccio molecolare, come una barriera nella quale l'aria compressa viene inserita e soltanto le molecole di ossigeno che sono più piccole riescono a passare all'interno di un setaccio capillare di dimensioni capillari. L'azoto che ha dimensioni più grandi viene forzato da un'altra parte. Quindi l'azoto viene immagazzinato in un tank e poi utilizzato per inertizzare il nostro ambiente. L'ossigeno in questo caso viene utilizzato come scarto e viene liberato in atmosfera. La tecnologia PSA si basa sempre sulla separazione atmosferica per dimensione molecolare. In questo caso però abbiamo dei carboni attivi i cui pori sono della dimensione approssimativa delle molecole di ossigeno più piccole che sotto pressione vengono forzate all'interno di questi pori. L'azoto, che ha una dimensione più grande, non può entrare e quindi passa oltre e viene concentrato. Se la tecnologia membrane è una tecnologia di produzione continua, la tecnologia PSA invece utilizza due fasi, la fase di produzione e la fase di rigenerazione, in quanto il numero di pori è limitato. Quindi quando tutti i carboni attivi, che hanno la forma di piccoli pellet, quando tutti questi carboni vedono i propri pori occupati da molecole di ossigeno, si passa alla fase di rigenerazione. Ci saranno quindi due bancate, una bancata che funziona e una bancata che rigenera. Con degli scambi continui si riesce a garantire un flusso continuo di azoto.